Certo, abbattere i limiti della disabilità anche attraverso lezioni di SUB, l'iniziativa è dell'associazione Tenue di Chioggia, Barnaba Ungaro. Far provare l'emozione di una immersione anche alle persone diversamente abili dal punto di vista mentale, far conoscere loro l'entusiasmo di un'esperienza in acqua completamente nuova, dai preparativi sino alla possibilità di nuotare con tanto di maschera e bombole per l'ossigeno. È la nuova sfida dell'associazione Tenue di Chioggia che in una piscina ha dato il via a questa iniziativa destinata a proseguire nel tempo e con orizzonti che potrebbero rivelarsi addirittura più ampi. Io ho visto questi ragazzi fare una regata proprio competitiva fra le altre, ma perché non portarli in acqua, fargli fare, diciamo, fargli vedere il mondo sommerso? Quest'oggi chiaramente sono in piscina, ma se si comportano bene possiamo anche vederli portarli in mare. A seguire tutte le fasi istruttori qualificati con apparecchiature in totale sicurezza. Questi ultimi anni, ormai comunque da qualche decennio, l'attrezzatura è molto affidabile, molto semplice da usare perché abbiamo un erogatore che fornisce aria comunque e sempre, non si potrà mai inceppare. È ovvio che il meccanismo di galleggiamento e di affondamento bisogna un attimino apprendere dei meccanismi che sono abbastanza banali, però bisogna essere sicuri, non deve esserci nessuna incertezza sull'utilizzo. Un'iniziativa volta ad abbattere ulteriormente gli ostacoli per chi vive la disabilità, l'acqua vissuta da sub come voglia di vivere senza limiti. Sono attività molto utili per loro perché si sentono parte attiva della società e si sentono integrati in questa società e riescono a fare attività molto anche difficili, ma anche belle per loro ed esperienze uniche, credo.